Buonasera a tutte e a tutti. Prima di iniziare e quindi introdurrà Massimo Di Menna, volevo leggere una lettera che mi ha mandato Paolo Portoghesi, non formale. Era invitato, mi ha scritto, purtroppo, caro benvenuto, purtroppo anche questa volta non posso partecipare al convegno perché mia moglie sta male e richiede una continua assistenza. Spero di farti cosa gradita inviandoti una riflessione scritta che si potrebbe leggere, e lo farò adesso, offrendola alle riflessioni degli altri partecipanti, che saluto affettuosamente. Te la invio pregandoti di scusarmi con tutti. Un caro saluto al ricordo di comuni battaglie. Ecco il messaggio. A 50 anni dal 68. Parlare del 68 per me è parlare anzitutto di una esperienza didattica, perché non appartengo alla generazione delle lotte studentesche che hanno reso celebre quest'anno del secolo scorso. Nato nel 1931, nel 68 avevo 37 anni ed avevo appena vinta la cattedra di storia dell'architettura del Politecnico di Milano. Mi apprestavo ad approfondire nella nuova sede la mia conoscenza del barocco lombardo e arrivai con una valigia piena di libri e di diapositive. Trovai una facoltà in fiamme e prima di lasciare Roma feci in tempo ad assistere alla famosa rivolta di Valle Giulia in cui degli studenti incendiarono le macchine della polizia. Stavo leggendo la lettera di Portoghesi. Siete puntualissimi. Sì. Qui sono ferri. Riprendo, saluto Tronti. Che, l'elemento di base della situazione era l'assoluta sfiducia dei giovani verso le istituzioni e verso i professori. Molto schematicamente consideravano la cultura stessa una manifestazione della borghesia al potere e speravano nella possibilità di assistere ad una rivoluzione guidata dalla classe operaia, premessa per una radicale rivoluzione culturale. Il problema della formazione professionale e dell'apprendimento era per loro l'ultimo dei problemi. Essendo nella Facoltà di Architettura di Milano l'ultimo arrivato e il più giovane in un consiglio di facoltà composto da grandi architetti che avevano combattuto la battaglia per l'architettura moderna, i miei colleghi Belgioioso, Albini, Viganò, Bottoni, De Carli, decisero di eleggermi preside. Così divenni il bersaglio di un'assemblea di studenti ribelli e dovetti elaborare una strategia riformista da porre a confronto con la strategia rivoluzionaria che ritenevo inattuale e chimerica. Da socialista convinto, animato anche da quella sottile vena anarchica che faceva parte della tradizione del Partito Socialista, decisi di dialogare sinceramente con gli studenti e di sperimentare con la loro collaborazione un modello didattico basato sulla ricerca in cui i professori, invece di essere gli amministratori del proprio sapere specialistico,
accettassero di partecipare con le loro competenze disciplinari a un programma progettuale di ampio respiro. Fu un'impresa difficile e sofferta, in cui molti degli studenti remavano contro, o perché vicini al PC e propensi a una struttura più tradizionale, o perché il loro obiettivo era proprio quello di dimostrare che il riformismo è una invenzione del capitalismo. L'allora ministro Misasi autorizzò la sperimentazione, ma quando il rettore del Politecnico, dopo 2 anni di lavoro, si spaventò per il nuovo clima che si era creato nella facoltà di architettura e chiese aiuto ai poteri forti, scattò una reazione violenta. Approfittando del fatto che gli studenti avevano chiesto e ottenuto dal Consiglio di Facoltà di ospitare provvisoriamente un gruppo di famiglie senza tetto sgomberate dalle case occupate di via Tibaldi, la facoltà venne sgomberata, interrompendo alle 6 del mattino un seminario ininterrotto in cui si alternavano sulla cattedra professori e ospiti illustri, tra i quali Umberto Eco, Franco Fortini e Giorgio Strehler. La punizione non tardò ad essere proclamata. L'intero consiglio di facoltà, composto da Albini, Belgioioso, Bottoni, Canella, Rossi e Viganò, venne sospeso per 3 anni e denunciato alla magistratura. Questi i fatti relativi al mio coinvolgimento nella lotta degli studenti per cambiare le istituzioni. Un coinvolgimento parziale in difesa della cultura, che a mio parere non apparteneva a una sola classe sociale, ma a tutte nel loro insieme. La speranza condivisa era che l'Italia, che aveva delineato la sua identità di paese libero dopo la Resistenza, evitasse il rischio di diventare quello che è diventata, un paese che ha messo tra parentesi come una eredità imbarazzante la storia del socialismo e delle lotte operaie. La mia opinione, continua Portoghesi, sulle vicende del 68 in Italia e non solo, è che è stato un movimento ambiguo nei suoi risultati, ma storicamente ricco di risvolti positivi. È servito a promuovere una radicale autocritica nello schieramento di sinistra, del quale ha demolito molti miti, intaccandone l'autoritarismo che ancora dominava al suo interno. Ha aperto la strada alla società dei diritti e alla demolizione di molti steccati che dividevano le forze innovatrici. Ha contribuito alla creazione di una piattaforma interdisciplinare capace di affrontare i problemi della società moderna. Ha creato tra i giovani uno spirito di solidarietà generazionale che non si è spento negli anni. In Italia le lotte studentesche hanno dato forza alle rivendicazioni sindacali che per una decina di anni hanno dato al nostro Paese il primato europeo per l'efficacia delle loro azioni. I punti deboli, a distanza di mezzo secolo, risultano evidenti. La pretesa vicinanza alla classe operaia e ai suoi problemi si è rivelata illusoria. La lotta contro la meritocrazia ha assunto aspetti così paradossali da creare per reazione l'attuale eccessiva rivalutazione di un indirizzo che ignora la logica dei privilegi sociali. Proclamando la necessità di una cultura dei diritti, non si è dato spazio a una parallela cultura dei doveri, creando nella società molti sterili conflitti. Demonizzando le forze dell'ordine si è creata una spettacolare pseudo-guerra sofferta più ancora che dagli studenti, da innocenti che appartenevano alle classi sfruttate. Certamente il 68 è un frutto della borghesia,
della sua audace capacità autocritica, ma anche della incapacità di andare fino in fondo nei processi ideali che individua. Oggi i problemi della società sono diversi. L'osmosi tra le classi sociali indebolisce le ragioni stesse di una lotta tra entità dai contorni imprecisi. L'enfasi della comunicazione, le macchine che sottraggono il lavoro ai cittadini, l'elefantiasi della burocrazia che rende tutto difficile, il capitalismo finanziario che ha sostituito il capitalismo industriale, il consumismo giunto a un'evoluzione allarmante, la crisi ambientale e climatica che si profila in modo sempre più drammatico. Tutto ciò richiede nuove strategie che la cultura e la politica tardano a proporci nonostante siano irrimandabili. I giovani, spaventati da una situazione che li sta privando anche dei vantaggi dell'assistenzialismo statale e che per superare il destino della disoccupazione e della sottooccupazione puntano sulla emigrazione per manifestare il loro scontento, usano le vecchie armi della occupazione delle scuole, delle riviste di opposizione, delle proteste di massa, senza più lo slancio e lo spirito di solidarietà che alimentava il 68. La caduta dei grandi sistemi ideologici, che in parte discende dal loro uso superficiale e sventato di quegli anni, ha creato un vuoto che richiede una presa di coscienza a livello dell'intero pianeta. L'antica contrapposizione tra sfruttatori e sfruttati ha assunto forme diverse, ma esiste ancora, e da lì, secondo me, bisogna partire per combattere i nemici dell'eguaglianza, della libertà, della bellezza, perché la terra non diventi, per la leggerezza dei suoi abitanti e per l'abbandono delle pericolose offerte della tecnologia asservita al potere finanziario, un pianeta non più abitabile dall'uomo. Occorre combattere una nuova battaglia per la quale il socialismo, se non offre ricette infallibili, offre però una tradizione di sacrifici e di preziose conquiste. Buonasera a tutti, me compete un po' coordinare questo, introdurre e coordinare questo incontro, quindi sono presenti Valentina Sereni, che è la presidente di Eros 92, si occupano di interventi di solidarietà, di problematiche, diciamo, di conflitti internazionali, quindi un impegno sociale molto importante. Poi abbiamo la presenza di Massimo Pieri, che è un professore di fisica e soprattutto però è qui in quanto protagonista di quelle iniziative del 60, di quegli anni che sono state ora anche richiamate. Poi abbiamo il professore Mario Tronti, storico, sociologo, filosofo, stato parlamentare più volte e punto di riferimento intellettuale per tante persone che, seppure non l'hanno conosciuto, si sono formati sul suo pensiero e sui suoi libri, quindi ascoltarlo anche lui oggi insieme a noi è molto importante. Poi Giorgio Benvenuto, che è il presidente della Fondazione Nenni, la Fondazione Buozzi, che insieme appunto a Erice 92 hanno organizzato questo incontro. Che dire introducendo? Mettiamoci d'accordo, vorremmo concludere il tutto alle 19, in modo che ci facciamo una giornata serata, diciamo, con tempi adeguati e di sicuro interesse. Il tema che è stato già definito, 1968-2018, un'idea di rivoluzione, quindi un termine introduttivo già particolarmente impegnativo, si richiama al 2018 e sia il termine di rivoluzione. Voglio aggiungere un elemento che francamente mi ha sempre, in questo anno mi ha molto colpito. Moltissimi ragazzi, moltissime ragazze, moltissimi giovani
che ovviamente hanno una conoscenza della storia politica e sociale non sempre precisa, non sempre approfondita, comunque danno un riscontro al periodo del 68. Cioè è ormai, almeno nella comunicazione, è considerato un elemento conosciuto da tutti e ovviamente ognuno gli dà una lettura, una interpretazione, un significato che non sempre coincidono e che molte volte sono anche fuorvianti. Purtroppo quelli più consueti sono o era un gran bel periodo, quanto era bello, peccato che io non ci stavo in quel periodo, ancora non ero nato, avrei voluto partecipare. Oppure quel periodo ha rovinato l'Italia, il male assoluto, tutte le cose che oggi non vanno, la colpa è del 68. Le scuole, il sistema, si dà questa semplificazione. Il tentativo che questo anno, dove sono state tante pubblicazioni, tante mostre per ricordare, è quello di cercare di fare due cose che io poi sollecito anche un po' negli interventi, almeno propongo. Da una parte cercare di fare un'analisi abbastanza valida dal punto di vista storico di quel periodo. La comunicazione dei portoghesi, a mio parere, già possiamo considerarla almeno un punto di vista completo, non dico necessariamente condivisibile, però sicuramente completo. Quindi vedere qual è il punto di vista. Il secondo aspetto, fare una cosa molto complicata, provare a vedere cosa di quel periodo può essere oggi recuperato, conosciuto e considerato perché utile, valido per affrontare le problematiche politiche, sociali e di vita associata di oggi, che sono molto complicate, con cambiamenti molto veloci. Un primo aspetto, credo innegabile, fu una manifestazione, una modalità di partecipazione internazionale, un fenomeno globale, con molte differenze, però concentrato in qualche modo in quegli anni. Secondo aspetto, fu un momento di fermento particolarmente giovanile. Ci sono stati professori che poi hanno interrotto, però diciamo la spinta forte fu una spinta generazionale. Terzo aspetto, fu conseguenza o in qualche modo legata anche agli anni precedenti, cioè ad un processo di modernizzazione, soprattutto per l'Italia, ma direi anche in altre parti del globo, di un vento di cambiamento che comunque spirava. L'elemento, qui dico un po' come la vedo io, l'elemento comune, io lo ritrovo in una sintesi di una descrizione di quattro righe che viene fatta da uno degli intellettuali oggi più interessanti almeno, Edgar Morin. Edgar Morin è un intellettuale importante perché gode di un privilegio particolare, è citato da tutti anche se pochi lo hanno letto, e però quindi poi il nome circola in qualche misura. Edgar Morin dice che a soffiare il vento, lui era un professore giovanissimo in quegli anni a Nanterre e alla Sorbona, divenne interlocutore di uno dei leader del 68 francese di Conventy, dice: a soffiare il vento dell'utopia concreta dove la Sorbona aperta e libera, offrendosi al popolo dei lavoratori alla festa della musica, si sforza di dare un senso e una durata alla nuova e gloriosa formula tutto il potere all'immaginazione. E questo, a mio parere, è l'aspetto che io ritengo rivoluzionario di quegli eventi, di quel periodo, cioè aver contribuito fortemente a introdurre in tutta la cultura, la vita associata, elementi fortemente innovativi di cambiamento, anti-autoritari, l'anti-gerarchia contro un vecchiume che c'era troppo, che sono andati anche al di là dell'aspetto politico-sociale. Perché se andiamo sull'aspetto politico-sociale dobbiamo fare, a mio parere, altre due diverse considerazioni. In politica, sia Nenni riferito all'Italia e sia intellettuali francesi, compreso Morin, riferiti alla Francia, fecero questa osservazione banale. Grande movimento, università occupata, in Francia anche le fabbriche, la Renault occupata in quel periodo, quindi spinta di un'aspettativa rivoluzionaria totale, si fanno le elezioni, in Francia vince De Gaulle, in Italia nel 72 abbiamo il governo Andreotti-Malagodi con uno spostamento a destra
dell'elettorato e del sistema istituzionale politico. Le ragioni sono come il riformismo ha fatto, non mi compete, ma lo pongo come problema. Sul piano sociale le cose andarono diversamente. Qui abbiamo oggi la fortuna di avere Giorgio, che è stato uno dei protagonisti di questo aspetto. Attraverso le lotte operaie, particolarmente dal 69, e io metterei insieme il biennio, mi pare che anche Trentin nella sua pubblicazione fa questa descrizione, cioè non separare il 68 degli studenti, il 69 l'autunno caldo. È un processo che in qualche modo vive insieme, è una linfa che si sposta da una parte all'altra. E il sindacato con la FLM, con quel contratto, con quelle lotte sindacali, soprattutto con il passaggio ai consigli dei delegati, con il voto su scheda bianca e la partecipazione di tutti i delegati alle trattative, dà una risposta positiva e non solo non viene travolto da quegli eventi, ma cambia se stesso, si modernizza, è più forte, è più autorevole. E poi Giorgio, se vorrà, ci dirà alcuni aspetti di quel periodo. Però sicuramente il sindacato dalla politica sociale ne uscì in modo positivo. Questo è l'altro aspetto. Poi ci sono due o tre, diciamo, cose che vorrei ricordare per sottoporre anche alle vostre osservazioni. La prima, una sorta di interclassismo che anticipa la modernità di oggi quando si parla di società che non è più stratificata per classi. Io in quel periodo studiavo, prima nel 68 proprio, un liceo, poi dopo degli anni universitari, nella provincia di Frosinone, c'era una provincia già industrializzata. Ci furono lotte operaie, fabbriche occupate perché dovevano chiudere, gli studenti partecipavano insieme agli operai e nella città ci fu una partecipazione globale, totale, degli intellettuali, della cultura, per sostenere queste lotte operaie. La cosa simpatica, che è poi il frutto di quel tempo, è che i professori del Conservatorio di Musica di Frosinone, che lavoravano in commissione con il Conservatorio Licinio Repice di Roma, facevano il concerto nella fabbrica occupata, di musica classica. E per dare una forma di grande solidarietà, invitarono il maestro Daniele Paris, la delegazione del Consiglio di Fabbrica, degli operai in questa fabbrica che lottavano, al un concerto che si teneva al Teatro dell'Opera di Roma. In quel concerto, Daniele Paris, nei concerti, il maestro d'orchestra è vestito di nero, elegante, tutti vestiti col vestito dei maestri d'orchestra, pensando che era un concerto rivolto agli operai, fece questa cosa rivoluzionaria, si tolse il vestito scuro e si mise in maglione e jeans per essere più vicino agli operai. Quando andò a iniziare il concerto trovò tutta la platea degli operai col vestito scuro, elegantissimo e tutti in camicia bianca. Ci fu un fenomeno non di risata ma di che cosa succede, e poi fu fatto questo concerto. Cioè i processi si integravano e le rigidità in realtà non aiutavano. La seconda cosa, l'azione della sinistra politica. Del PC è stato anche un po' già detto da Portoghesi nella sua lettera, ma insomma ci fu un modo un po', diciamo, poi chi è stato del Partito Comunista ce lo spiegherà meglio, però diciamo era più strutturata. La sinistra riformista del Partito Socialista ebbe una reazione, invece una partecipazione duplice che ritroviamo se leggiamo i diari di Pietro Nenni, perché nei diari di Nenni noi troviamo la sua sensazione veritiera, non è un documento ufficiale. Di fatto cosa ne esce? Una forte preoccupazione per il clima di scontro e di contrasto che c'era nel paese, sia nelle lotte dei metalmeccanici e sia nelle manifestazioni studentesche. Nenni era preoccupato di questo clima, però poi gli scrive nel diario e dice se i giovani protestano così, li chiamava i cinesi, vanno a contestare Marianetti che fa un comizio per i sindacati, vuol dire che la politica non ha dato quelle risposte necessarie alle rivendicazioni dei giovani. E Nenni dice questo ce l'ha insegnato Lenin, cita Lenin Nenni. Quindi rimane preoccupato, dedica due pagine di diari alla rivolta di Caserta,
Io sono andato a leggere, ho pensato a una grande manifestazione degli agricoltori. La rivolta di Caserta era la lotta perché la casertana era stata retrocessa in Serie C e i cittadini di Caserta hanno dato, messo a fuoco e fiamme la città, hanno dato fuoco ai pullman, hanno occupato gli uffici pubblici, la polizia che caricava. E Nenni dice, mentre i metalmeccanici rompono le trattative, gli studenti occupano le università, a Caserta danno fuoco alla città che sembra di stare in Irlanda dove c'è la lotta con gli inglesi, qui occorre una politica che mette a posto il paese. Quindi questo era il suo approccio. Però guarda con attenzione ai fermenti di modernità e dice la politica deve cambiare, deve dare le riforme. L'altra cosa che mi ha colpito, e lo sottopongo anche questo alla vostra riflessione, è un articolo dell'Avanti di prima pagina, quando viene votata dal Parlamento l'amnistia per i reati commessi durante le manifestazioni. Fu una battaglia dei deputati socialisti, poi in Parlamento fu votata più o meno da tutti, anche addirittura dalla Democrazia Cristiana, però fu stabilito che se gli operai e gli studenti durante delle manifestazioni, sindacali, operai o studentesche, avevano compiuto dei reati, fu fatta una legge e quei reati venivano amnistiati. E i socialisti libertari si intestarono questa battaglia. Alle elezioni, dopo tutto questo impegno, il Partito Socialista Unificato perse il 5%, vinse la DC e anche il PC prese un po' più di voti e andiamo agli anni 70 e lì comincia tutta un'altra storia. Io mi fermerei qui perché sono limitato a dare alcuni spunti di osservazione che credo possano essere considerati nelle vostre libere determinazioni, perché in clima di 68 potere all'immaginazione e libertà di opinione. La parola a Valentina Sereni. Scusate. E ovviamente perché non l'ha fatto il Presidente, grazie a tutti per la partecipazione e per la presenza. Il Presidente è molto contento per questa bella presenza in sala. Grazie Giorgio. Già gli spunti cominciano a essere tanti, ma Giorgio è stato inflessibile, ha detto che dobbiamo stare nei minuti, e quindi io mantengo per il momento il punto di vista che mi sono proposta e leggerò per stare nei tempi, e se ci sarà spazio dopo magari potrò intervenire anche su altre questioni. Il 68 in Italia nasce dall'incontro del movimento studentesco con il movimento operaio. E se quello studentesco, almeno nelle dimensioni, è un fatto nuovo, il movimento operaio è un fenomeno antico, complesso e variegato che indica l'insieme delle forme di organizzazione e tutela assunte dalla classe operaia e dei lavoratori a difesa delle proprie condizioni di vita e di lavoro. La sua origine in Inghilterra è collegata alla rivoluzione industriale con la quale si afferma la divisione tra capitalisti, proprietari dei mezzi di produzione, e operai prestatori di forza lavoro a pagamento, privi questi ultimi di potere decisionale riguardo al processo produttivo. Il titolo di questa nostra conferenza, 68-2018, comincia il 68, un'idea di rivoluzione, evoca il filo rosso, il nesso che unisce l'eroica storia delle lotte dell'età contemporanea, un intreccio di rivendicazioni economiche, politiche, civili, sociali, nazionali, che in uno costituisce la storia dei movimenti rivoluzionari e riformisti otto-novecenteschi. Lo stesso titolo evoca per inverso il cupo filo nero che unisce l'infausta storia di dittature, autocrazie, monarchie, tiranni, di restaurazioni che hanno soffocato via via movimenti e idee rivoluzionari. Il succedersi incalzante di momenti rivoluzionari e di reazioni segna i tempi. Sarebbe utile un raffronto fra ideali rivoluzionari dei passati movimenti collettivi nazionali e locali con un'analisi del loro impatto sulla società. Pensiamo ad esempio ai moti rivoluzionari del 20 e del 30, del 1820 e 1830, le finalità dei quali sono l'applicazione dei principi di autodeterminazione dei popoli contro la restaurazione dei regimi assolutisti. Pensiamo alla Primavera dei Popoli, i cosiddetti moti rivoluzionari borghesi del 1848, con lo scopo di abbattere i governi della Restaurazione per sostituirli con governi liberali, ma anche ai garibaldini del 1860, ai contadini della pianura padana del 1882, ai movimenti di fasci siciliani del 1891, ai protagonisti dei moti popolari del 1898,
ai fatti locali, ai minatori del Bugerro in Sardegna del 1904, alle Mondine del 1906, ai combattenti del Biennio Rosso del 1919-20, ai partigiani del 43-45, ai contadini del Meridione del dopoguerra e per l'appunto ai 68ini sul finire degli anni 60. Il 68, con le sue rivendicazioni, nasce poco più di 20 anni dopo la resistenza al nazifascismo e la resistenza, dopo l'armistizio dell'8 settembre del 43, nella memoria dei partigiani, rimandi al Biennio Rosso di 20 anni prima, alle lotte operaie e contadine contro le squadre fasciste del 19 e 20, considerata una vera guerra civile in difesa delle classi proletarie contro le forze reazionarie. Il filo delle lotte rivoluzionarie e delle repressioni si dipana. Come alla fine dell'Ottocento la nascita del Partito Socialista contribuisce ai moti popolari insurrezionali, soffocati nel sangue, per il pane, il lavoro e contro le imposte, negli anni venti il richiamo alla rivoluzione di ottobre contribuisce alla radicalizzazione delle lotte operaie del primo dopoguerra. La nascita nel 21 del Partito Comunista d'Italia crea nel paese un clima di panico per una rivoluzione imminente. La ricomposizione questa volta non avviene con il rientro del movimento rivoluzionario negli argini di un regime liberale, ma con la crisi di quest'ultimo e l'avvento della dittatura fascista. Solo 20 anni più tardi la resistenza incarna gli ideali rivoluzionari antifascisti. Nella storia dei moti insurrezionali, la rivoluzione francese è una pietra miliare e segna un punto di non ritorno, con la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Al potere assoluto del re subentra lo Stato di diritto con la separazione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, il riconoscimento dei diritti naturali dell'individuo, la libertà personale, la libertà di espressione e di culto, la libertà di stampa, il diritto di proprietà, l'eguaglianza di fronte alla legge. Più tardi, nel corso dell'Ottocento e del Novecento, le lotte del movimento sindacale e di quello femminista, che sono costate migliaia di morti, determinano la conquista dei diritti civili e politici di seconda generazione. Il suffragio universale, il diritto al lavoro e al salario dignitoso, all'istruzione e alla sanità. Il 68, erede a pieno titolo dei precedenti moti rivoluzionari, porta con sé nuove conquiste sociali, sindacali e culturali. Nel corso dei decenni, quindi, le lotte si concretano nei diritti umani, civili e politici, dell'ambiente, nei diritti nazionali e internazionali che prendono corpo, si ampliano e si specificano. Così le lotte studentesche degli anni 60 sull'istruzione e l'università si inseriscono nell'alveo di un enorme dibattito che copre almeno 2 secoli. Se storicamente la Chiesa, con l'ordine dei Gesuiti, esercita il suo potere sull'istruzione, dopo la cosiddetta cacciata dei Gesuiti dalla Francia nel 1762 e da altri paesi, si avvia una riflessione moderna sulla relazione tra educazione e ordine politico. Nascono allora le rivendicazioni per l'istruzione pubblica promossa dallo Stato contro quella privata e religiosa. L'educazione popolare è considerata la chiave del progresso sociale e il più potente strumento di cambiamento politico. Il monopolio educativo della Chiesa, viceversa, è un ostacolo. Il dibattito rivoluzionario sull'istruzione è vasto e influente. Nella sua eredità sono le origini della modernità politica e della scuola repubblicana e fra i suoi retaggi le rivendicazioni del 68. Così, se nel dopoguerra per anni il sistema scolastico italiano resta improntato al modello della riforma Gentile del 23, la più fascista delle riforme, assai gerarchica e selettiva, il movimento del 68 avvia un lungo e profondo processo di cambiamento. Persino la partecipazione di studenti a movimenti rivoluzionari non è nuova e il 68 ha numerosi autorevoli precedenti. Qualche esempio: l'11 gennaio del 1821, al Teatro Gianduia di Torino, studenti universitari indossano cappelli di lana rossa con fiocco nero, colori della carboneria. Sono arrestati, l'Ateneo insorge, le forze dell'ordine assaltano l'università. Iniziavano così i moti contro la politica retrograda del governo restaurato. L'8 febbraio del 1848, un gruppo di studenti, in seguito a un'assemblea al Bo, inizia una rivolta contro la dominazione austriaca, segnando l'inizio del risorgimento a Padova. Nel 1860, alcuni studenti si uniscono alla spedizione dei Mille. Nel dicembre del 1919, in pieno Biennio Rosso, si registrano numerosi morti fra operai e studenti dell'Istituto Sommelier di Torino che partecipano agli scontri. Tra il 27 e il 30 settembre 1943, nelle 4 giornate di Napoli, gli studenti universitari partecipano ai fermenti rivoluzionari e alla lotta armata contro i nazifascisti. Il 9 dicembre del 1943, gli studenti a Padova, già allineati al fascismo, lanciano la sfida contro i nazifascisti. Dei 116 caduti dell'università, 107 sono studenti. Unico fra gli Atenei italiani, il Bo riceverà la medaglia d'oro al valor militare in ragione proprio del contributo dato alla resistenza.
Tra l'autunno 43 e la primavera 44 gli studenti romani bloccano le lezioni all'università e si uniscono alla resistenza. Il primo marzo 1968 gli studenti romani occupano Valle Giulia dando il via al movimento rivoluzionario con un'ampia partecipazione studentesca. Dalla resistenza al 68 la strada è multiforme e complessa, è qui che troviamo le radici del 68. Dal 40 al 43 l'Italia precipita verso la guerra e il disastro, la resistenza favorisce una rivoluzione di vasti strati di popolazione che si mobilita per la liberazione dalla dittatura del paese. All'azione cospirativa si unisce la tensione diretta a cercare le vie per tagliare le radici del fascismo con una fase di incubazione e maturazione che sfocia in lotta armata. Gli studenti in lotta sentono l'aspirazione a una società diversa, esente da suggestioni e miti autoritari nazionalistici e militaristici, che abbia tra le istituzioni una scuola nuova. A Roma dal 1940, e questo è un bel libro di Francesco Susi che racconta tutte queste vicende, si sviluppano contatti tra studenti intellettuali antifascisti con lo scopo di rompere l'isolamento e sperimentare possibilità di azione. Durante le repressioni della primavera del 43, molti studenti sono arrestati, accusati di diffondere manifesti e giornali clandestini. Dopo l'8 settembre del 43, la questione dell'organizzazione si impone come centrale. Sembra il 68, è una cosa incredibile. Un gruppo di studenti e di giovani del quartiere di Montesacro dà vita all'Associazione Rivoluzionaria Studentesca Italiana, che diffonde il periodico clandestino La Nostra Lotta. In collegamento con il centro militare del Comitato di Liberazione Nazionale, i giovani dell'ARSI, cioè dell'Associazione Rivoluzionaria Studentesca, si distinguono per l'attacco alla casermetta universitaria impadronendosi di 500 moschetti e di casse di bomba a mano distribuiti nel quartiere popolare di San Lorenzo. Il comitato tecnico dirige le azioni sul campo. Il 17 gennaio del 1944 una manifestazione antifascista studentesca a Medicina porta al blocco delle lezioni. La polizia fa fuoco sui dimostranti, finisce uno studente e arresta studenti di economia e commercio. Il movimento non si arresta e riesce a fare sospendere le lezioni d'architettura. Si applica lo schema sperimentato, interruzione degli esami e comizi volanti con lancio di volantini. Hanno luogo colluttazioni accompagnate da revolverate, fortunatamente andate a vuoto. Il 28 gennaio una manifestazione e un'interruzione a ingegneria. Sono tagliati i fili del telefono e interrotti gli esami. L'agitazione si estende ai licei, al liceo Visconti, al Dante Alighieri, al Cavour, al Mamiani, al Virgilio, le lezioni vengono interrotte. Al Dante Alighieri la polizia ferisce a morte uno studente. Molte donne partecipano all'attività antifascista dell'università come messaggere della rete cospirativa clandestina. Nasce quindi nel febbraio 1944 l'Unione Studenti Italiani, un'organizzazione unitaria sostenuta dai partiti antifascisti e dall'Associazione Italiana degli Insegnanti, che nella primavera del 44 gradualmente blocca il funzionamento di quasi tutte le facoltà della capitale. Studenti, ora gli operai. In quegli stessi anni, 43-44, una valanga operaia si abbatte su nazismo e fascismo annunciandone la fine. La lotta partigiana è preceduta e alimentata dalla lotta operaia. Ciò che continua in montagna, con la mitraglia, inizia in fabbrica incrociando le braccia. A Genova, Torino, Savona, Milano, Sesto San Giovanni, Firenze, Prato furono centinaia di migliaia operai a prendere sulle proprie spalle la responsabilità e i rischi della rivolta e dell'insurrezione antifascista. Risposero alla dinamica stessa dello scontro di classe perché il fascismo si era affermato come strumento per opprimere e frantumare la classe operaia e le sue organizzazioni. Gli scioperi del biennio 43-44, che rimandano a quelli prima del 19-20, annunciarono che il conflitto non poteva più essere contenuto. Il 10 aprile 45, pochi giorni prima della liberazione dell'Italia del Nord, il Partito Comunista Italiano lancia e diffonde un manifesto con il quale chiama i lavoratori, i partigiani e il popolo tutto a insorgere. E questa è un'ondata di lotta con cui gli anticomunisti si preparano a fare i conti, contrastando ogni sviluppo rivoluzionario. A rivoluzioni e insurrezioni segue spesso una restaurazione, così avviene, tanto che lo Stato italiano degli anni a seguire non ha molto a che spartire con lo Stato nato dalla Resistenza. L'errata valutazione circa durata e tenuta dell'unità antifascista, considerate ormai scontate, dà origine a provvedimenti quali l'amnistia e sfocia nell'imprevista espulsione dei comunisti dal governo nel 47. Con l'anticomunismo degli alleati, l'inizio della guerra fredda, la democrazia cristiana al governo, con la conferma dell'apparato burocratico conservatore, l'inserimento dei patti lateranensi e del concordato nel progetto di Costituzione per paura di una guerra di religione minacciata da Pio XII, la riabilitazione della classe dirigente del ventennio e della Repubblica Sociale, si consolida la restaurazione della società italiana. L'amnistia, e qui cito il libro di cui parlavamo di Franzinelli, che
molto recente, l'amnistia varata subito dopo la nascita della Repubblica, che avrebbe dovuto pacificare il paese, si traduce nella liberazione di migliaia di fascisti, compresi i peggiori criminali. L'amnistia porta all'archiviazione di molti processi e solleva un'ondata di risentimenti. Dai magistrati e collaborazionisti, dagli stragisti e delatori, da torturatori di partigiani e cacciatori di ebrei, molti beneficiano dell'amnistia, il discutibile provvedimento che segna il complicato trapasso dal fascismo alla democrazia e dalla guerra alla pace. Il risultato, con gravi ricadute politiche, è il mancato ricambio dell'apparato statale, lo strapotere dei vertici della magistratura, l'apertura agli ex fascisti in vista di nuovi equilibri politici, la sottovalutazione dell'impatto del decreto nel Paese. L'amnistia si inserisce in un quadro di restaurazione. In quegli anni del dopoguerra, la ripresa del movimento operaio libero si ha con la ricostituzione del sindacato unitario, promosso dalla Democrazia Cristiana, dal Partito Comunista, dal Partito Socialista, che però fu presto messo in crisi con l'estromissione della coalizione di governo dei partiti filosovietici. Scelba è in prima linea nella Democrazia Cristiana, accanto a De Gasperi, nel cacciare dal governo socialisti e comunisti. In vista delle elezioni del 1948, da ministro degli interni prepara lo Stato al possibile scoppio di una guerra civile, rafforzando la polizia. Estromette gli ex partigiani, cioè la polizia partigiana, sostituendoli con uomini di sua fiducia, gli scelbiatti, la cui risolutezza e spicciatività provoca tumulti in piazza e in Parlamento. Allestisce e disloca reparti di polizia, mobili di pronto intervento per la repressione. Quando, poche ore dopo l'attentato a Togliatti, il 14 luglio 1948, ha luogo lo sciopero generale più imponente della storia del movimento operaio italiano, si teme che i comunisti imbocchino la strada della rivoluzione e si vieta ogni forma di manifestazione. Il paese è sull'orlo della guerra civile, con agitazioni e proteste represse dalla polizia, la conseguenza delle fortissime tensioni è la rottura dell'unità sindacale. Poco dopo, nel 50, dalla CGIL a maggioranza comunista si distaccano la UIL e la CISL. In quegli anni del dopoguerra, in continuità con la Resistenza, si accendono le rivolte contadine connesse alla questione agraria meridionale, fino alla riforma del 50, che propone tramite l'esproprio coatto la distribuzione delle terre ai braccianti agricoli. La strage di Portella della Ginestra in Sicilia, nel 47, la strage di Melissa o l'eccidio di Fregalà in Calabria, del 49, la rivolta dei braccianti di San Severo, del 50, la rivolta in bicicletta, tra 49 e 50, sono alcune fra i diversi episodi di rivolta repressi con la forza che insanguinano il meridione. Se in un'Italia così restaurata gli anni 50 segnano un periodo di scarsa conflittualità, gli anni 60 si aprono con la partecipazione del Partito Socialista al governo e con l'opposizione dei comunisti, che non evita una ripresa della conflittualità sindacale, favorita dalla quasi scomparsa della riserva di manodopera disoccupata. Sono anni di cambiamento, lo sviluppo è intenso, il miracolo economico muta in senso industriale il volto del paese. Proprio nei centri dell'area industrializzata si assiste alla crescita della popolazione studentesca. L'espansione del numero di iscritti risponde a nuove esigenze di natura sociale, economica e culturale. Il fenomeno pone problemi di adeguamento delle sedi e delle attrezzature universitarie, di allargamento del corpo docente, di incremento delle risorse e di nuove politiche per l'assistenza, per il diritto allo studio, per la democratizzazione e riorganizzazione dell'università. Persistono i problemi nel sistema scolastico ereditato dal fascismo, come l'articolazione gerarchica, selettiva e classista, i modi di funzionamento autoritari e burocratici, l'enorme divario culturale della popolazione. Si innescono così rivendicazioni e processi di trasformazione che saranno attuati non senza tensioni e conflitti. Riprendono anche le lotte operaie, apparentemente sopite. Agli operai non è consentito rivendicare i propri diritti attraverso uno statuto dei lavoratori. Il centro della protesta è Torino, investita dall'ondata migratoria del Sud, con una nuova classe operaia giovane e combattiva. Nel 62 uno sciopero generale dei metalmeccanici dà luogo a feroci scontri in piazza Statuto, quando un gruppo di giovani operai assaltano la sede della UIL. È il segno di una radicalità che si comincia a manifestare nelle forme di lotta che si ripeterà negli anni successivi, ma che c'è sempre stata, diciamo la verità. Qualcosa di simile si era manifestato in molte città nel 1960, durante le lotte contro il tentativo dell'allora presidente del Consiglio Fernando Tambroni, democristiano e fermo sostenitore dell'ordine pubblico, di utilizzare i voti fascisti, offrendo in cambio la possibilità di tenere un congresso del Movimento Sociale Italiano a Genova, la città più antifascista d'Italia, e medaglia d'oro al valor militare. Durissimi scontri di piazza vedono protagonista dei giovanissimi, cosiddetti ragazzi dalle magliette a strisce, insieme praticano forme di lotta violente, dalle barricate ottenute saldando ai binari tram alla cattura di alcuni automezzi della celere.
lavoratori dispersi in piccole fabbriche senza organizzazioni sindacali, studenti, la loro radicalizzazione sul terreno politico è un sintomo di un mutamento di clima. Fu proprio Sandro Pertini che nel giugno del 60 a Genova accese la fiamma della sollevazione popolare. Nel suo discorso chiese a tutti di scendere in piazza contro i fascisti per tutelare la libertà conquistata pochi anni prima con il sacrificio di migliaia di innocenti. C'è un bel discorso di Pertini, ma adesso non si può... I ragazzi con le magliette a strisce non furono così irrimediabilmente ostacolati dai loro rappresentanti istituzionali come invece capitò alla generazione successiva. Intellettuali e vertici del partito cominciarono una seria riflessione per capire lo scollamento tra il movimento spontaneo e la strategia del Partito Comunista. Ci sono riflessioni di Sereni, ci sono riflessioni di Carlo Levi, sono molto interessanti. Nell'autunno del 1964 sono gli operai di Porto Marghera a occupare la Sirma per protestare contro i licenziamenti e le minacce dell'occupazione. Nel 66-67 si moltiplicano di nuovo le lotte di fabbrica per il rinnovo dei contratti di lavoro, contro il cottimo, contro la nocività e i ritmi di lavoro, contro le cosiddette zone salariali che penalizzano le retribuzioni nelle regioni meno industrializzate. In quegli anni si sviluppa un rapporto dialettico sempre più intenso con le lotte in atto degli studenti rivoluzionari. La nuova generazione operaia, non meno di quella studentesca, si alimenta di riferimenti internazionali: la rivoluzione algerina, la rivoluzione cubana, quella vietnamita, il movimento dei diritti civili negli Stati Uniti, la rivoluzione culturale di Mao Zedong nella Cina comunista. Viene rivalutata la lotta armata. In questo ambiente complesso e articolato si innesta il movimento del 68 con ideali rivoluzionari in gran parte ancora validi e non raggiunti. Concludo affermando che incessanti moti e restaurazioni, insurrezioni e repressioni danno luogo a un conflitto sociale perenne su cui siamo chiamati a vigilare. Proponiamo una rilettura complessiva, unitaria e critica dei movimenti rivoluzionari e riformisti che rivaluti con un unico nesso le correnti rivoluzionarie collettive nazionali e locali, distanti nello spazio e nel tempo. Emergerà un quadro analitico e sintetico da cui trarre utili riflessioni per il futuro della sinistra. E chiudo riprendendo l'espressivo titolo del periodico clandestino antifascista Non mollare, esce quando può, perché le risorse erano limitate, il primo in Italia, stampato a Firenze nel 1925, che contava fra i redattori Carlo Ennello Rosselli, Ernesto Rossi e Gaetano Salvemini. Grazie. Ringraziamo la dottoressa appunto Vanessa Sereni. Prima, nel dare la parola a Massimo Pieri, voglio risollevare due titoli che sono anche emersi nel lungo escurso storico precedente al 68 che è stato fatto. Il primo è l'aspetto internazionale. C'è una prima rivolta studentesca negli Stati Uniti del 64 e un importante sociologo italiano, allora era un cronista di critica sociale, di fatto descriveva queste rivolte studentesche degli Stati Uniti che venivano bollate come negative da tutto il fronte nordamericano, non solo il Partito Conservatore ma anche i liberal nordamericani, dicendo attenzione che questi studenti non stanno lottando contro il sogno americano, ma stanno lottando per estendere a tutti il sogno americano. È una riflessione che nasce negli Stati Uniti, ma che avrà poi aspetti importanti nei movimenti studenteschi degli anni, fino agli anni 60 anche in Italia, in Francia, in Germania, e che ha portato a effetti importanti, positivi, di trasformazione della cultura nella società italiana, nelle famiglie. Il paese è stato coinvolto da questo processo. Ricordo a Roma un primo sciopero degli studenti del liceo fu fatto per una circolare di un preside che stabiliva per circolare la lunghezza dei capelli, c'erano i capelloni allora, e questi fecero sciopero perché volevano andare a scuola con i capelli lunghi. Poi, quindi è un fatto che è molto trasversale. Il secondo aspetto di annotazione è che veniva ricordato ora in conclusione, è riferito all'anno 2018, cioè tutto il 68 e anche le lotte operaia ebbero come uno degli elementi centrali la partecipazione, cambiò totalmente le assemblee, la partecipazione, quindi da quel punto di vista ci fu un grande risultato. Oggi nel 2018, con l'informatica, con la globalizzazione, con i processi di cambiamento, abbiamo il problema di come fare in modo che questa partecipazione partecipi alle decisioni.
perché questa è la nuova sfida, tra virgolette, rivoluzionaria del 2018, perché ci sono tanti tentativi, quelli del click, quelli della parte di discussione diretta, insomma è la sfida che oggi credo ancora viene richiamata a chi ha fatto un'esperienza importante in quegli anni e sul versante della decisione veniva ricordato, si è rimasti un po' fermi. Prego, professor Pini. E qui le sollecitazioni. E purtroppo anche qui, attenzione un po' ai tempi, ma insomma ci siamo. Vabbè, ci siamo. Ci siamo, però, un'autoregolamentazione. Le sollecitazioni sono molte, quindi io però poi alla fine devo leggere un appello proprio per rispondere agli ultimi punti che sono stati sollevati. Però nel frattempo bisogna che faccia qualche osservazione. Allora, facciamo una sintesi velocissima. Era il 28 febbraio 1968. Le 3 del pomeriggio circa. Le facoltà occupate erano lettere e fisica. È un bel ricordo. La polizia entra e vuole sgombrare le due facoltà. All'epoca qualcuno pensava che facendo la resistenza passiva seduti per terra, come appunto si faceva negli Stati Uniti, eccetera, insomma avrebbe funzionato, perché si basava questo su un rapporto di reciproca rispetto, diciamo, fra forze dell'ordine. I primi due l'hanno presi, poi hanno massacrato, manganellati tutti quanti, e ci siamo trovati. A fisica non sono entrati perché all'epoca i professori erano d'accordo con noi e ci hanno fatto mettere i camici bianchi e quindi risultavamo tutti tecnici. E quindi ci siamo ritrovati nella piazza davanti all'università, è venuta l'idea di fare un corteo improvvisato, perché all'epoca cortei non se ne parla proprio, e ci troviamo, piano piano, ci troviamo in Via Nazionale. A Via Nazionale ci sono di nuovo le cariche, con le camionette che salgono sui marciapiedi, insomma una cosa per l'epoca mai vista. E continuiamo ad avanzare, a rifugiarci, all'epoca appunto si scappava, e arriviamo fino davanti alla Banca d'Italia, ci avete presente, no? Lì c'erano i lavori in corso, e cerchiamo di utilizzare il materiale edile per fare per bloccare, diciamo, questa carica, eccetera, una specie di barricata, diciamo la prima barricata del 68, vai. E così arriviamo al Parlamento. E va bene, lì sono vari interventi e si decide che bisognava prendere qualche decisione rispetto a quello che era successo, e l'appuntamento viene dato alla sede del Partito Comunista in via dei Frentani, che era la sede della Federazione Romana del Partito Comunista, che all'epoca il Partito Comunista, insomma, in qualche maniera paternalisticamente, questo paternalismo si ripeterà nel corso dei tempi, un po' ci proteggeva. Avviene che c'è questa assemblea che è durata praticamente tutta la notte, migliaia di persone, insomma moltissime, ci sono interventi di ogni genere, di varia natura, che potremmo oggi definire di destra, di sinistra, insomma, all'epoca non era così precisa la questione, anche se cominciavano a delinearsi due linee. E quindi qui c'è la prima osservazione. Ogni volta, specialmente nei ricordi, nelle manifestazioni di ricordo, evocazioni, eccetera, praticamente ci si ferisce sempre ad una linea, ad una tendenza, piuttosto che all'altra, che è quella riformista. Perché anche all'interno del movimento, diciamo del 68, c'era una componente riformista, sia pure nell'ambito del movimento, eccetera. L'altra era quella rivoluzionaria. Arriva una mozione che dice, la proposta era di riprendersi l'università, una cosa, diciamo, mai vista anche questa, un'indicazione precisa. Ci sono varie discussioni fra destra e sinistra e si decide questa linea.
viene scelta l'architettura per motivi logistici. Quindi appuntamento Piazza di Spagna alle 9. Andiamo a Piazza di Spagna, siamo appuntamento, chi ci aveva l'appuntamento sulla scalinata, chi davanti a Babington, chi dietro, chi davanti, chi voleva stare di fronte, chi aveva paura. C'erano ancora le signore con le gonne, cosa che poi pagheranno fra qualche minuto. E parte il corteo, un corteo, una manifestazione, perché bisogna usare questa parola, anche se in realtà era un corteo, una manifestazione, parte, fa tutta via del Babuino, poi gira a destra, sale su, prende via Gramsci, e la polizia era schieratissima davanti all'architettura, sulle scalinate, lì c'è una specie di terrapieno con le scalinate, il corteo sfila davanti alla polizia schierata, si ferma e si formano due. Due schieramenti contrapposti. Immaginando che questa fosse la volontà del movimento, all'epoca neanche un po' si poteva chiamare il movimento, e uno di noi accompagna avanti e si butta da solo davanti alla polizia, la quale si apre, lo prende, lo porta e si richiude, tutto ritorna come prima, in questa tensione incredibile, finché cominciano a volare cose. O meglio, cominciano a prepararsi per la carica, mette la tricolore, la trombetta, eccetera, e da lì partono uova che evidentemente erano state comprate prima, all'epoca si pensava la risposta uova, insomma. La prima carica è durissima, praticamente gli studenti vengono travolti, se la prendono principalmente con le donne, che sono una delle cause, secondo me, per quello che ho visto della reazione, o comunque se la prendono con le donne, appunto sollevando le gonne, prendendole per i capelli, eccetera. Alla fine del terrapieno qualcuno grida: compagni, torniamo indietro. E così. Si è deciso la controcarica, questa volta con le mani. A questo punto tutto si frammenta, diventa un casino, i gruppi si dividono, però c'è sempre una specie di nerbo, di punto nodale, fondamentale fra gli studenti, che evidentemente si organizzano meglio, come è stato scritto da varie parti, ci si appropriano dei pezzi di panchine, lì c'erano le panchine, di qualunque cosa che potesse essere atta a rispondere, e viene data la controcarica. Ora, l'importanza di Valle Giulia, che viene evocata in tutte queste celebrazioni, eccetera, non è tanto nel fatto che insomma ci sono questi scontri e che durano fra l'altro moltissime ore, eccetera, con centinaia di arresti, feriti, eccetera, è nel fatto che per la prima volta nella storia del movimento rivoluzionario gli studenti hanno vinto, i rivoluzionari hanno messo in fuga la polizia, naturalmente per un periodo breve, perché hanno chiamato subito rinforzi, sono arrivate questo mondo e quell'altro, tutta la città bloccata, eccetera, hanno battuto la polizia e sono riusciti a mettere la bandiera rossa sulla facoltà di architettura. Quindi l'architettura è stata ripresa per un certo tempo. Questo fatto diventa un'indicazione per tutti i movimenti del mondo, non sto scherzando, in Giappone o anche a Parigi, si andava all'assalto al grido di Valle Giulia, Valle Giulia. Ecco che lì si è creata una situazione molto particolare. Intanto c'è questa mozione, riprendiamoci l'università. Poi c'è questa resistenza organizzata, una sorta di solidarietà che non abbandonerà mai più il movimento e che da quel giorno caratterizzerà questo movimento,
si potrebbero dire molte cose. Io non sono d'accordo sul fatto che dell'immaginazione al potere, anche se sono slogan che sono circolati, eccetera. Diciamo, e non sono neanche d'accordo nel caratterizzare a livello sociale le varie componenti del movimento o degli antagonisti. Il discorso è che quando uno diventa rivoluzionario, e per quanto uno possa sorridere, lì c'erano dei rivoluzionari, o almeno che pensavano di fare la rivoluzione, che pensavano di prendere il potere, che pensavano di abbattere il sistema, eccetera, e non c'è, le classi non contano più niente. Uno è rivoluzionario e basta, non è che viene dalla borghesia, fa parte dell'alta borghesia, eccetera. Quindi questa cosa dovrebbe un po' finire, perché fa sempre parte di quell'altra posizione riformista che bisogna stare a distinguere, quello ha fatto i soldi, quell'altro. Allora, si potrebbero dire molte cose. Diciamo perché è nato il movimento in poche parole, poi passo all'appello. Allora, prima di tutto, come già stato detto, la popolazione universitaria studentesca era praticamente raddoppiata. E questo ha fatto sì che una grande quantità di forze forze che non trovavano posto, collocazione nel mondo del lavoro, e quindi diciamo gli universitari, gli studenti universitari e poi via via anche quelli delle scuole superiori si sono sentiti esclusi. E quindi questo è poi l'altra cosa importante per cui è nato il movimento, è che è vero che era una minoranza il movimento, però era una minoranza talmente competente, questa è la parola giusta che va usata, nelle cose che faceva, e talmente attiva, e con tanta fiducia in se stessa, con una fiducia immensa in se stesso, che poteva praticamente prendere e conquistare qualunque cosa. E anche dove non c'era questa rappresentanza, diciamo questa presenza, il disagio, l'insoddisfazione che animava il mondo in quel momento era tale per cui comunque venivano visti con simpatia. E questo ha dato potere e ha determinato quello che andrebbe chiamato il potere studentesco. Inoltre, subito dopo Valle Giulia, un altro dei motivi per cui il movimento si è determinato, è diventato potere studentesco, è perché le autorità lo temevano. Diciamo che gli scontri, l'invenzione, diciamo, è stata la prima sperimentazione di una pratica, di una procedura, direi, che poi diciamo ha investito tutto il resto del mondo, e che sarebbe bene che ci se ne riappropriasse. Era l'organizzazione di gruppi, dopo Valle Giulia è un pullulare di cose che non si possono immaginare, di gruppi, di collettivi, di comitati di base in tutta Italia, forse centinaia, forse anche di più, ognuno con la propria linea, ognuno con la propria posizione politica più o meno accennata, tutti che cercavano di arrivare al potere, tutti che cercavano di abbattere, e l'istruzione si era fusa con l'aspetto politico, per cui non era più possibile dividerle, e quindi il desiderio era di abbatterle tutte e due, il sistema dell'istruzione e il sistema politico che l'aveva prodotto. Perché il motivo per cui il potere studentesco si è determinato, è, fra le altre cose, è perché le autorità lo temevano. A un certo punto lo temevano, perché ogni scontro, ogni rifiuto, laddove si è tentato di impedire il dibattito politico o l'ingresso della politica nell'università, oppure la libera espressione delle idee, lì ci sono stati gli scontri più duri, più durissimi, era una cosa ormai diciamo impossibile da comprendere, da limitare, anche perché il movimento, a causa di questa caratteristica organizzativa, non rispondeva a nessuno, certamente non rispondeva coi partiti della sinistra tradizionale, che si hanno avuto un atteggiamento paternalistico e quindi sono stati immediatamente, comprese anche le forze sindacali, eccetera, sono stati immediatamente, ci è voluto del tempo poi per ricostituire forse qualcosa, eccetera, eccetera. Ci fu il famoso incontro dove io non volli andare perché c'era questa posizione con Longo,
che appunto l'atteggiamento era paternalistico, lo stesso atteggiamento paternalistico che tentò Lama nel 77 con la risposta che si è meritata. Quindi questa era la situazione. Di lì a poco, quindi, potremmo dire che insomma questa organizzazione distribuita su tutto il territorio, con decine e decine di giornali, di opuscoli, di pubblicazioni, con decine e decine di organizzazioni, insomma praticamente si era determinata questa procedura. I soviet, che erano questi gruppi, questi collettivi, eccetera, potremmo considerarli, o venivano considerati come dei soviet, prendendo lo spunto dalla rivoluzione d'ottobre, che era uno dei punti di riferimento, non ce lo dimentichiamo, l'assemblea, che era un punto cruciale e decisionale assoluto, la manifestazione, che era il luogo dove le espressioni dell'assemblea venivano messe in atto, lo scontro. Lo scontro era l'elemento finale di questa procedura, e lo scontro non necessariamente violento, armato, ma anche lo scontro dialettico, anche lo scontro comunque, perché si andava a cercare lo scontro. Noi, qualcuno diciamo del movimento aveva fatto uno slogan, che era uno slogan che diceva così: noi accettiamo provocazioni. Bene, allora adesso questo 68 bisognerebbe riportarla alla situazione attuale, abbiamo detto inizio di una rivoluzione, anche sulla rivoluzione ci sarebbe da discutere, purtroppo il tempo a disposizione è quello che è. Diciamo che quello che conta adesso è diciamo, come riportarla al 2018, inizio di una rivoluzione, perché non è mai finita. Io sono del parere, come altri pensatori, che il 68 non è mai finito e che può riprendersi in qualunque momento come tutto il resto delle lotte, magari in una situazione ciclica che può rideterminare le condizioni per qualcosa di analogo, magari non con gli stessi strumenti, eccetera. Per questo noi nella situazione attuale proponiamo questo appello alla sinistra, che cerca di utilizzare le nostre esperienze per una soluzione delle condizioni in cui la sinistra si trova ad operare oggi, piuttosto drammatiche. La società è il risultato precario e incerto dei rapporti di forza tra le due sue parti sociali, che tra lotte e restaurazioni, rivendicazioni e ripristini danno luogo ad un conflitto perenne su cui siamo chiamati a vigilare. Una diffusa consapevolezza dei diritti acquisiti nel corso degli anni in seguito a lotte e rivendicazioni o dei diritti perduti è auspicabile, perché la tenuta di questi diritti è sempre a rischio. Oggi, con una sinistra in crisi, immersa in una società cosiddetta liquida, dove confini sociali e riferimenti culturali maldestramente si perdono e con sprezzo si cancellano significati e limiti fondamentali della sinistra e della destra, lanciamo un appello per una rilettura complessiva unitaria dei movimenti rivoluzionari e riformisti, che tenga ben salde le rivendicazioni e conquiste civili, politiche, economiche, nazionali, e che rilegga con un unico nesso le correnti rivoluzionarie collettive nazionali e locali distanti nello spazio e nel tempo. È bene ricordare, ad esempio, magari insegnandolo anche a scuola, la rivoluzione americana, la rivoluzione francese, i moti del 1821, la primavera dei popoli del 48, la spedizione dei Mille, la comune di Parigi, la lotta dei contadini della pianura padana del 1882, i moti popolari del 1898, i fasci siciliani, le lotte dei minatori di Bugerro in Sardegna, la rivoluzione bundista del 1905, la rivolta delle Mondine di Vercelli del 1906, la rivoluzione d'ottobre, il biennio rosso, la libera Repubblica Viareggina, la rivolta di Kronstadt, la battaglia di Stalingrado, la resistenza al nazifascismo, la rivoluzione vietnamita, le lotte contadine nel meridione, la rivoluzione cinese, la rivoluzione cubana, la rivoluzione algerina, il movimento dei diritti civili degli afroamericani negli Stati Uniti dal 1865 al 1968, la rivoluzione culturale di Mao Zedong nella Cina comunista, il movimento del 68 prima e dopo. Non dimentichiamo il nostro debito verso il 68 e verso i precedenti movimenti rivoluzionari. Ai protagonisti delle lotte collettive vanno la nostra gratitudine e riconoscenza,
più che mai oggi in tempi di revisionismo e restaurazione. Senza il lavoro coraggioso e assiduo dei rivoluzionari saremmo ancora sotto il potere assoluto del re, del papa o del duce. Il 68 è un rilevante tassello della storia dei movimenti rivoluzionari. I suoi protagonisti, artefici del più recente movimento rivoluzionario nazionale, sono preziosi testimoni e conservano una memoria diretta degli eventi e per questo vanno ascoltati, compresi e riutilizzati fuori da ogni logica revisionista o negazionista. Bisogna ammettere che i movimenti insurrezionali hanno avuto una funzione vitale che va riconosciuta e valorizzata. Bisogna riconoscere che il riformismo, come metodo di azione politica, non è stato sufficiente a dare risposta alle ingiustizie economiche e sociali nel nostro Paese. Bisogna dirci francamente che nell'Occidente cristiano, per sua natura e storia, assolutista, autoritario, gerarchico, classista, razzista, in una parola ingiusto, il riformismo non è bastato. La radicalizzazione dello scontro politico, comunque si voglia giudicare, è una realtà, uno strumento politico da tenere in conto, persino da valorizzare. I vecchi leader della sinistra ne erano consapevoli, ma oggi sembra che molti l'abbiano dimenticato. Negli ultimi decenni, i partiti che avrebbero dovuto rappresentare i diritti dei lavoratori e delle fasce deboli della società si sono trasferiti pian piano dall'altra parte della barricata. Già dagli anni 70 si sono impegnati a spegnere ogni fuoco possibile che nasceva spontaneo tra le masse diseredate, ripiegando sulla criminalizzazione dei sobillatori, gli estremisti di sinistra. È sbagliato giudicare il 68, altri episodi di lotta rivoluzionaria in termini di vittoria o di sconfitta. Da ogni movimento insurrezionale e dalla successiva repressione nasce un nuovo equilibrio con aggiustamenti di forze contrapposti. Parziali vittorie e sconfitte nascono dallo scontro di forze differenti, cosicché più che l'ottenimento della riforma vale l'importanza educativa della lotta svolta per guadagnarla, che come tale migliora ed esalta la coscienza e la solidarietà civile. Moti rivoluzionari e restaurazioni si succedono senza sosta, anche nell'ambito di un solo governo repubblicano. Bisogna superare l'idea di rivoluzione compiuta e di rivoluzione abortita e concepire l'idea di rivoluzione complessiva, che includa i momenti precedenti. Bisogna recuperare l'antica idea di circolarità, quando il termine rivoluzione del linguaggio astronomico designava un mutamento di stato quasi naturale, una trasmutazione di regime soggetta a forme di decadimento e talvolta a degenerazione all'interno di forme conosciute come quella repubblicana. Nel nostro Paese noi abbiamo avuto una vera rivoluzione. Non abbiamo avuto una vera rivoluzione, ma neppure delle riforme degne di questo nome che abbiano realmente intaccato la potenza dei gruppi di potere politici e privati, delle classi dominanti o abbiano in qualche modo alterato il condizionamento capitalistico della nostra economia. È ora che i partiti della sinistra, invece di indicare i movimenti rivoluzionari come un nemico da eliminare, un avversario da combattere o come un malcontento popolare da manipolare per i propri scopi, ne comprendono la forza innovativa stringendo alleanze strategiche. È ora di avviare una riflessione critica sul centralismo, favorendo autonomia e azione propulsiva delle diverse anime del movimento. Due concezioni, due linee d'azione si intrecciano nella sinistra. L'una punta sul momento istituzionale, l'altra sul momento strutturale, il movimento. Queste due concezioni, né antagoniste né integrabili, sono complementari perché è impossibile concepire una linea di direzione politica di sviluppo non sostenuta, non sollecitata da un movimento di massa, in assenza del quale l'opera istituzionale si muta, nella migliore delle ipotesi, in tecnocrazia, nella peggiore in governo autoritario. L'analisi del tortuoso filo rosso del movimento rivoluzionario conduce alla riflessione critica sui modelli teorici ispiratori della sinistra e sui contributi del radicalismo e del riformismo. Dalla rilettura unitaria di eventi e documenti del movimento rivoluzionario e riformista italiano ed europeo emerge un quadro analitico e sintetico da cui trarre utili informazioni sui contenuti ideali dei movimenti, i protagonisti delle lotte, gli oggetti delle rivendicazioni, i potenziali alleati, gli avversari, i nemici, le vittime, le tattiche e le strategie, i risultati attesi e raggiunti, i metodi di comunicazione e diffusione, gli strumenti impiegati per l'oppressione e la restaurazione, gli errori. In questo ricostruito contesto, riferimenti testuali e bibliografici, opere d'arte, letterarie, giuridiche, teatrali, musicali, cinematografiche nate in ambiti rivoluzionari che hanno contribuito alla nascita di un movimento, ne sono il risultato, sono elementi da non trascurare. Li saltiamo. Se fino a... Manca molto, scusa, sono quasi finito. Andiamo fuori tempo. Se fino al 68 la rivendicazione dei diritti affidata alla lotta dei rivoluzionari riformisti negli ultimi decenni la fragile Unione Europea sembra divenuta scrigno e baluardo di tali diritti, con l'attività di politici, giudici ed esperti che li hanno ampliati e ratificati. E se la fragile Europa,
oggi da più parti minacciata e osteggiata, cerca ancora di salvaguardare i diritti umani acquisiti, verosimilmente il movimento di domani dovrà rivendicare ancora questi stessi diritti nelle strade e nelle piazze delle nostre città. Un nuovo movimento di sinistra non può prescindere dal 68, inserito in una rilettura chiave, unitaria e critica del movimento rivoluzionario italiano europeo, valorizzando le enormi diversità sociali e politiche che coprono oltre due lunghi secoli di rivendicazioni borghesi e proletarie. Se, scusa, se puoi andare alla conclusione, perché si costruisca ora la linea. Ok, finito. Valorizzando le enormi diversità sociali e politiche che coprono oltre due lunghi secoli di rivendicazioni borghesi e proletarie, si costruisca ora la linfa vitale per una rinascita in chiave socialista e federalista. Con il socialismo si tende ad una trasformazione della società in senso equo sul piano economico, sociale e giuridico, contro ogni sfruttamento e discriminazione. Con il federalismo si tende a valorizzare l'autonomia e a potenziare le inalienabili diversità culturali e nazionali. I punti principali della lotta sono, secondo noi, diritti umani e immigrazione, povertà e sfruttamento, diritti dell'ambiente e degli animali, razzismo, antisemitismo, antiromanismo, islamofobia, libertà di emancipazione nazionale e culturale, solidarietà con i movimenti socialisti, antiimperialismo, anticapitalismo finanziario e parassitario, uso della bioeconomia e della biopolitica affermativa, antisovranismo, controllo dell'educazione e dell'informazione nell'era digitale. Bene, questi erano i documenti del 68, erano sempre così corposi e le assemblee erano permanenti, quindi l'abituato ai documenti lunghi. Per dare la parola al professor, grazie comunque Massimo Pieri. Sì, sì. Per dare la parola a Mario Tronti, professor Mario Tronti, anche lui due osservazioni, se ritieni poi di poterle avere a riferimento. La prima, abbiamo detto che il 68 è un fenomeno globale nel pianeta, in Europa sicuramente. Ci furono anche manifestazioni importanti studentesche, oltre che popolari, in Cecoslovacchia e in Polonia, al grido anche lì di libertà. Poi dopo sappiamo cosa è accaduto in tutto di questo. Quindi è un elemento che mette in linea una lettura di una partecipazione molto ampia, molto globale, non molto, troppo specifica. La seconda, che a me ha colpito molto quando l'ho letto, uno dei leader più importanti del 68 europeo, perché Valle Giulia sicuramente è stata centrale, ma anche la Sorbonne nel maggio francese è stato un punto, con Bendy, che aveva come caratteristica essere un fine pensatore e in prima fila nelle manifestazioni di piazza. Quindi, così doveva essere il leader del 68. Combendì oggi è uno degli scrittori più interessanti e più aperti che indica la soluzione dei problemi dell'oggi in più Europa. Sembra quasi una controtendenza. C'è continuità, c'è un cambiamento, la modernità può essere questa, detto da una storia come Combendì. Ma intanto bisogna dire che di fronte a questa data, a 50 anni di distanza, possiamo dare un giudizio equanime. Anche se il giudizio equanime in questo caso è complicato, perché senza dubbio nella data ci sono luci e ombre, no? Però direi che non si può spaccare a metà. 50% di luce, 50% di ombre. Direi che le luci sono molte di più delle ombre, no? Quindi questo è il tipo particolare di equanimità che possiamo adottare in questa occasione. Sì, fu un fenomeno globale, forse è la prima manifestazione forte di quella che poi si chiamerà la globalizzazione, no? Tanto è vero che il fenomeno nasce negli Stati Uniti, e poi si arriva in Europa, il centro è Parigi. In Italia è forte il movimento e acquista, come è stato poi raccontato anche nella ricostruzione degli eventi, ha una caratteristica particolare anche delle
sta dentro l'anomalia italiana, insomma, anche il 68 sta dentro l'anomalia italiana perché ha delle sue caratteristiche particolari. Comunque senz'altro è un fenomeno globale ed è vero che salta addirittura quella che ancora era la divisione del mondo in due blocchi, perché l'eco di queste manifestazioni occidentali incide anche in quella parte del mondo che era l'Europa orientale, no? Tanto è vero che abbiamo poi il 68 in Cecoslovacchia, Praga e in altri paesi. Però io direi così, il 68 sta dentro la grande corrente della modernizzazione, però è dentro questa corrente non un processo graduale, ma un momento di salto. Io definirei il 68 come un salto nella modernizzazione che veniva dopo le due grandi guerre europee e dopo che i sistemi si erano già stabilizzati. E questa è una forte scossa che viene data, cioè la mia impressione è che non si sopportava che quella modernizzazione avvenisse in tempi troppo graduali e quindi si è voluto dare dal basso una spinta forte, no? Che ha rotto in qualche modo. Nella locandina si dice un'idea di rivoluzione. Io non direi così. Direi che c'era un sentimento di rivolta. Se teniamo presente la distinzione tra rivolta e rivoluzione, come ci viene raccontata, no, nell'aneddoto, no, quando all'assalto della Bastiglia viene chiesto a Maria Antonietta, si dice sta avvenendo questo, le chiede è une révolte e gli si risponde no, une révolution. Ecco, la rivoluzione è quella lì. Questo direi che è più un modo di rivolta, un'insorgenza collettiva, che ha delle cause molto precise. Ecco, nell'anomalia italiana, per esempio, c'è questo. Il 68 viene dagli anni 60. No? È stato già detto, molto è stato già raccontato, ma insomma in Italia alla fine degli anni 50, inizi 60, c'era stato veramente uno strappo economico. No? Quest'Italia era diventata per la prima volta, insomma, un paese moderno, un paese capitalistico moderno. Si era rovesciata l'idea di una società agricola contadino industriale e si era affacciata prepotentemente una società industriale agricola. Le grandi migrazioni dal sud al nord e così via. Il miracolo italiano, il neocapitalismo, quelle sono le basi strutturali di quello che poi sarà il 68. Poi il 68 ha una sua storia, perché è una di quelle date, voi pensate a questo, non si dice mai 1968, no? Come si dice 68, questo è un privilegio delle date che fanno epoca. Come diciamo il 48 per quanto riguarda l'Ottocento, per come diciamo il 17, senza dire no, il secolo, perché si guadagnano una loro autonomia, no, come. E questo ce la fa riguardare ancora con più interesse. Che cosa succede lì? Tra l'altro c'è un dato, per parlare di dati strutturali, è un'insorgenza giovanile, è stato detto, ripetuto, no? Generazionale. Allora i giovani erano tanti, non è come oggi che sono pochi. E noi viviamo in una forma sociale, è una forma sociale capitalistica,
ancora bella e buona, in cui quello che conta è la quantità. È tutto giocato sul merito quantitativo, no? Cioè, quante azioni hai, quanti soldi hai, democraticamente quanti voti hai, insomma, no? Cioè, questo è il tipo di forma sociale che abbiamo di fronte. Allora i giovani erano tanti, c'era stato il boom famoso, no, dal dopoguerra, non solo in Italia, anche in Occidente, eccetera. E erano tanti anche gli operai, erano tanti gli operai e soprattutto erano concentrati in punti strategici della struttura industriale del paese. E questo è l'altro motivo: i giovani contano poco oggi perché sono pochi, gli operai contano poco oggi perché sono pochi e soprattutto sono dispersi, no, in piccole, medie industrie e così via. Insomma, quella fu una spinta, diciamo, oggettiva. Poi io direi il 68 ha anche una bellezza estetica, no? Voi pensate agli slogan, no, soprattutto che venivano dalla Francia, erano delle invenzioni di linguaggio veramente rivoluzionario in quel caso, no? Perché il linguaggio è una cosa molto importante. Tutti noi conserviamo gelosamente quei volumetti con tutti gli slogan, no, del 68, ogni volta ce li rileggiamo in questi tempi tristi, no? Quando ti rileggi quelle cose, la nostalgia dei tempi andati diventa allarmante, diciamo così. Ma che cosa rappresentava però quella rottura del linguaggio? Ma in tutte le manifestazioni, perché sì, era nel linguaggio politico, ma voi pensate alla colonna sonora che ha accompagnato i moti del 68, no? Cioè la nuova musica, giovanile, ci si divideva tra i due grandi partiti dei Beatles e i rock and roll, ma si parlava anche con quelle cose lì, insomma, no? E cose che non è più capitata in seguito. Diciamo, quindi era alla base, c'era una rottura, una frattura economica in positivo, perché c'era una spinta, una società cominciava a nascere, una società relativamente del benessere e così via. Poi c'è una frattura a livello civile, nei comportamenti, insomma, nel vestiario, nella moda, cioè il fenomeno è globale, non solo a livello internazionale, è globale a livello delle discipline, no? Perché si esprime in tanti modi. Questo è tipico appunto delle grandi fratture. Dobbiamo vedere il 68 come una frattura. Chi ama nella storia più la frattura che la continuità, continua ad essere anche oggi un sessantottino, no? Cioè, no? Tanto è vero che questa data ancora evoca divisioni di parte, no? Perché oggi abbiamo due grandi schieramenti, no? Chi, come è stato detto anche all'inizio da Portoghesi, chi dice tutto il bene è cominciato da lì, e chi dice tutto il male è cominciato da lì. Quindi queste sono date divisive, queste, diciamo, sono tutte luci che vanno messe nel conto di questa, di questo anno mirabile. Quali sono le ombre? Ma io, diciamo che c'è un'altra luce particolare italiana che anch'essa è stata rilevata,
cioè il famoso 68-69, cioè il famoso biennio rosso nuovo rispetto al 19-20. È vero, insomma, no? Il 68 ha in parte trascinato a che le lotte operaie che erano nate all'inizio degli anni 60, appunto soprattutto dal 62 in poi, quando rientrano in campo i lavoratori Fiat e gli operai Fiat che erano stati separati anche nelle lotte contrattuali, quello fu un punto di frattura anch'esso, no, molto importante. Poi il 68 contribuisce nell'atmosfera che crea di movimento, di rivolta, contribuisce a moltiplicare la funzione anche delle lotte operaie, no? Le lotte operaie trovano nel clima del 68 qualche cosa che le rilancia, e le rilancia in grande in quel grande passaggio storico che è stato il 69, l'autunno caldo, no? Cioè, allora, che cosa succede? Ecco la complessità e la forza ancora anche politica degli anni 60, no? C'era stato un salto nella struttura economica, c'era stato un salto nella condizione civile. C'è nell'autunno caldo uno strappo sociale, no? Quindi noi troviamo in questo decennio l'economico, il civile e il sociale che stringono un'alleanza che veramente porta il paese molto in avanti, e non solo porta il paese in avanti, ma crea una situazione di pericolo, secondo me, per le classi dominanti. Cioè nell'autunno caldo per la prima volta è accaduto che il salario va a incidere direttamente sul profitto. E quello è un punto che fa vedere alle classi dominanti un pericolo imminente per la loro stabilità di potere. Tanto è vero che si ricorre poi a che cosa per arginare questo processo? Dai primi anni 70 comincia la strategia della tensione. La strategia della tensione è una risposta di sistema alle insorgenze degli anni 60, una forte insorgenza di sistema. Guardate, le classi dominanti in quel caso usano la violenza dall'alto. La violenza dall'alto, che significa che quei poteri occulti che stavano poi nei servizi, eccetera, prendono la difesa diretta del sistema, insomma, no? E cominciano, insomma, no. Tenete conto che quella violenza dall'alto è poi quella che in parte provoca una risposta a sua volta di una violenza dal basso che verrà negli anni 70. Cioè la violenza dal basso degli anni 70, il terrorismo compreso, in fondo è stato terrorismo, badate, di destra e di sinistra, in fondo è stato anche, non dico causato, ma in parte suggerito dalla violenza dall'alto delle classi dominanti. Cioè il 68 e gli anni 60 ci invitano a riflettere proprio sulla storia di questo paese, sulla storia politica di questo paese, no? E ci dovrebbero anche far riflettere sulla storia di quella parte della politica italiana che è stata la sinistra italiana. Questo è un discorso a parte che si dovrà fare, che in parte anche è stato fatto qui, no? Alla timidezza con cui la sinistra ufficiale ha accolto questa insorgenza, no? Non ci si è messa dentro, no? come parte propria, come sua parte propria, ma in parte ha cercato di utilizzarla, in parte di arginarla, in parte. Poche parole sulle ombre, perché ultimamente mi è capitato di discutere anche di questo. Cioè il 68
in quanto rivolta, è un'insorgenza, diciamo, libertaria, no? Libertaria. È vero, insomma, la libertà veniva rivendicata, però secondo me veniva rivendicata forse proprio perché gestita da generazioni giovani e quindi da generazioni che avevano un impulso a modificare le cose, però non avevano la consapevolezza storica delle cose che stavano succedendo e delle cose stesse che facevano. Cioè, a mio parere, io trovo nel 68, però questa è una cosa molto discutibile, i primissimi germi di quella malattia che poi si diffonderà molto negli decenni seguenti e che dalla fine degli anni 80, 90 e oggi addirittura è arrivata al governo del paese, di quella forza di epidemia che è l'antipolitica, no? Cioè la polemica contro la politica in quanto tale, contro i soggetti della politica in quanto tale, che erano i partiti politici, insomma, no? Il 68 è una rivolta anche antipartito, no? I gruppi che nasceranno poi dal 68-69 saranno appunto gruppi estremisti, extraparlamentari, come si diceva, no? Cioè, che vuol dire extraparlamentari? Vuol dire che ci si oppone alle forme rappresentative, ci si oppone quindi alla politica tradizionale, quella che è gestita dai partiti politici. Lì c'è il germe di qualche cosa che poi lentamente, profondamente si è diffuso nel paese e che è riemerso negli ultimi due decenni e che oggi, ripeto, è arrivato dove è arrivato. Cioè una critica che farei al 68 è che non si doveva contrapporre la libertà all'autorità, perché vedete, libertà e autorità non sono due cose contrapposte, no? Libertà e autorità devono stare insieme, perché c'è la cioè un conto è il potere, un conto è l'autorità, no? La libertà è sicuramente contro il potere, ma la libertà non deve essere contro l'autorità, perché se si mina l'autorità si crea nella società qualche cosa che poi non si controlla più e si perde la capacità di gestire il paese, e la capacità di gestire il paese si è veramente perduta, oggi lo vediamo, insomma, no? E questo è un punto che io indicherei come punto anche di riflessione per i prossimi mesi, i prossimi anni, perché queste date ci devono sempre far ricordare che la storia è complessa e bisogna coglierla insieme per capirla veramente. Grazie all'interessante lettura. A Giorgio Benvenuto non devo dare nessuna sollecitazione, mi limito a ricordargli un rigo di una sua intervista del 1972 alla rivista del Movimento Studentesco. Lui era un leader del sindacato della UIL dei metalmeccanici, e nel 72, rispetto al contratto del 69, dice: la controparte non voleva soltanto farci fare un cattivo contratto, ma voleva renderci impotenti. Per questo è stato giusto fare le intese con i movimenti degli studenti e partecipare a questi grandi cambiamenti del paese. Questo impianto del sindacato della UIL ha portato molte persone, io quindi più che sollecitarlo faccio una testimonianza, me compreso, a fare una scelta riformista che poi
ancora ritengo importante e utile a questo paese. Giorgio, a te la parola. Io ringrazio tutti voi. Come voi avete notato, noi abbiamo voluto fare una discussione non organizzata, ecco, una discussione per parlare del 68, come, perché è un tema che è scomparso, cioè è scomparso, non se ne parla, è come quando nelle famiglie c'è qualcosa di oscuro che bisogna dimenticare, un po'. Pensiamo invece che sia importante parlarne. E mi ha colpito nel parlare di quest'anno, perché noi abbiamo sempre avuto, almeno io ho sempre avuto questo collegamento 68-69, questo biennio rosso ha un suo significato perché sono stati due anni importanti su cui c'è da riflettere e da ragionare, ma ho fatto questa osservazione. Se voi andate in libreria, quelle che sono ancora aperte, i libri del 68, bisogna sul 68 si fa fatica a trovarli, sono nascosti. All'inizio dell'anno erano in evidenza, adesso non ci sono. Bisogna domandare sul 68, si trovano su Amazon e su eBay, tant'è vero che per fare noi una raccolta dei manifesti, degli slogan, dei giornali, oltre a dedicarci alla raccolta dei nostri archivi, ci siamo dovuti indirizzare su questi strumenti informatici. E la letteratura, i racconti che sono venuti, i racconti, le riflessioni, le testimonianze, indicano un qualcosa che preoccupa, perché se si leggono si nota uno sbriciolamento, è una realtà che è raccontata in maniera sbriciolata, come se si avesse timore di parlare, di approfondire quel problema. Allora, la riunione di stasera e altre che abbiamo in animo di organizzare è cercare di vedere, di ritessere una discussione, un approfondimento, senza nostalgia, senza rimpianto, sapendo che sono passati 50 anni, ma cogliendo, cercando, proprio perché il tempo è passato, di poter dare un giudizio e di poter cogliere anche degli elementi che ci possono, diciamo, essere un punto di riferimento nella realtà che viviamo oggi. E allora, io che cosa voglio ricordare, che cosa voglio sottolineare, richiamare alla nostra attenzione? Prima, alcuni grandi fatti. Il 68, poi il 69, che sono intrecciati. Il 68 è preceduto anche da un risveglio del movimento sindacale, veniva ricordato da Tronti il Piazza Statuto, il contratto dei metalmeccanici del 63, la Costituzione, la divisione del mondo imprenditoriale tra imprese private e imprese pubbliche, è fatto da una generazione che è nata dopo la guerra, una generazione sia studentesca sia operaia, e di una Italia che era cresciuta, miracolo economico, con un sindacato molto debole e con una politica anche molto, molto debole. Il centro-sinistra era venuto negli anni 60 ed era venuto negli anni 60 dopo i tentativi che erano falliti di un governo, il governo Tambroni, ecco. E io penso che bisogna ricordare alcuni dati per capire i problemi, per capire, per cercare di comprendere. 68,
53 milioni di abitanti in Italia, oggi 60 milioni. I giovani erano la metà, cioè i giovani con meno di 35 anni erano 28 milioni su 53 milioni, oggi sono 20 milioni. Quindi quando si parla giovani, vecchi. Ancora, gli stranieri, allora stranieri, gli emigrati, cioè i nonni, erano 60.000, oggi quelli che sono ufficiali 5 milioni. Quindi è un mondo completamente diverso. Gli studenti, che allora sono stati protagonisti di quelle battaglie, come è stato ricordato, gli studenti erano 549.000, oggi sono 1.650.000, quindi molto. La disoccupazione allora era nel 68, e questa è anche la ragione della forza del sindacato, il 5,7%, oggi siamo all'11%. Il tasso di occupazione era più forte allora, 46% rispetto al 44% di oggi. Quindi paese anziano, dove il peso, la forza straordinaria che ci fu allora di giovani che volevano il cambiamento, era decisiva perché nella scuola, era decisiva nell'università, ma era decisiva nelle fabbriche, che ricorda un po' le riflessioni, le citava Massimo Di Menna, altre, ma quando Nenni parlava, faceva alcune sue osservazioni sempre puntuali, ma preoccupate, perché lui era preoccupato di questi movimenti, lui diceva una frase che dovrebbe secondo me essere importante anche oggi: se la giovinezza sapesse e se la vecchiaia potesse, lo diceva in francese, è che è il sintomo però di una società che era unita, perché esisteva in questa voglia di cambiamento la spinta dei giovani, ma c'era anche, come potrei dire, quello che oggi non c'è, non c'era questo individualismo. E il 68, io non ripeto le cose, voglio cogliere, come anche Portoghesi ha fatto un saluto essenziale ma molto efficace, voglio cogliere alcuni aspetti. Qual era l'arma vincente? Perché io preferisco chiamarla rivoluzione, che non ha avuto esito piuttosto che rivolta, mi permetto, perché c'era una cultura del cambiamento, non c'era paura di cambiare, cioè allora c'era la capacità di proposta, più confusa, più divisa, più disorganizzata, ma c'era la passione tra i giovani studenti, più forte all'interno del sindacato, più forte nella società, perché è una rivoluzione, perché cambia aspetti fondamentali della nostra vita, dei nostri diritti sociali. Pensiamo alle donne, che cosa hanno significato e che cosa ha significato il 68 per le donne. Vedevo anche qui delle statistiche, nel 1968 alla Camera c'era il 2,88% di donne deputate e al Senato il 3,13%. Si dice oggi ci sono le quote, ma oggi le donne sono il 34,62%, il 34,75%. E le donne, immaginiamo quali erano le condizioni, quali ancora erano le leggi, ricordiamo Viola, tutti i fatti di allora. Le donne sono state determinanti nel cambiamento, sono state uno dei fattori più forti ed è il radicale cambiamento, ha cambiato il costume rispetto ad allora. E vediamo come poi ha inciso sul sindacato. E
non ha inciso sul mondo politico. Il mondo politico e il sindacato sono stati colti dal 68 e dal 69 e sono stati colti di sorpresa. E il sindacato ha fatto una dura battaglia al proprio interno e ha cambiato, ha reciso o ha cominciato a recidere quel legame, la cinghia di trasmissione che non aveva solo il PC, ma che esisteva anche con gli altri partiti, sia pure in maniera diversa, con la CGIL, la CISL e la UIL, la grande battaglia sulle incompatibilità tra incarichi di partito e incarichi sindacali, ma anche forte nella CGIL. Cambio dei dirigenti, Novella lascia la CGIL, subentra Lama, cambi che poi avvengono nella UIL. Ma il cambio, cioè si cambia, c'è la voglia di cambiamento, si prende dagli studenti questa idea della libertà di parlare. Dici che si parla troppo. Ma allora la gente non aveva mai parlato. Non aveva mai parlato, non poteva parlare. Nel 69, quando ci fu l'autunno caldo, noi non potevamo fare le assemblee all'interno delle fabbriche perché erano un luogo privato, era proprietà privata. Io, ma tanti altri dirigenti sindacali, delegati, siamo stati denunciati ed amnistiati perché eravamo entrati nelle fabbriche e avevamo fatto le assemblee, perché c'era la voglia di parlare. Cioè non si parlava più dei lavoratori, ma si parlava con i lavoratori e si cambiavano gli strumenti, cioè cambiamento, modifica e modifica del modo di fare politica, di fare le rivendicazioni, di presentare le piattaforme, di far votare, di non dare più la delega, cioè il sindacato come riesce a contestato reagisce, cambia e sviluppa l'unità e quindi eredita dagli studenti non l'occupazione delle fabbriche, ma eredita il metodo del confronto, del linguaggio, il metodo di conoscere, di sapere, e costruisce delle alleanze, perché le alleanze, le piattaforme che vengono presentate, che vengono discusse, la solidarietà che riecheggia la vecchia fratellanza, che era il meccanismo antico che univa nel sindacato il mondo del lavoro, la solidarietà si esprime nelle rivendicazioni. E quando si rileggono i fatti di quel periodo, si vede proprio l'influenza e il cambiamento che avviene e che permetterà, secondo me, al sindacato poi di saper reagire al terrorismo, quando il terrorismo è di sinistra, nel 77, nel 78, quando il sindacato si attiva. Allora, la riflessione oggi, io non sto, ho presenti i limiti, i ritardi, allora era la società fordista e quindi anche il sindacato era attrezzato per la fabbrica fordista e oggi quella politica che andava bene, quei metodi organizzativi che potevano andare bene, devono fare i conti con una realtà che è profondamente cambiata. E oggi qual è il problema? Quando si parla, qui abbiamo sentito delle proposte, degli inviti che sono importanti perché servono, come dire, a riprendere l'iniziativa, a uscire da questa fase di sconcerto. E oggi io lo chiamo, non uso mai parole forti, ma oggi il problema maggiore che abbiamo noi, che abbiamo vissuto, che viviamo, è la viltà della proposta. Non abbiamo la capacità di fare proposta. Non c'è una proposta di cambiamento. Oggi, qual è? Noi cerchiamo di limitarci, di praticare una politica che è il meno peggio. Allora si indicava una voglia di cambiamento. C'è questa domanda di cambiamento tra la gente.
Ma questa domanda di cambiamento che c'è oggi è senza proposte, è senza offerte, è senza mediazioni. È senza mediazioni. Perché noi c'è questa domanda, come si esprime? Non si esprime con le manifestazioni, con l'occupazione, si esprime, come si usa dire oggi, sul web. Non è che ci sono grandi manifestazioni come si facevano allora, grandi assemblee, appassionate discussioni perché un documento era vitale, fondamentale, come era scritto una parola. Ma noi ci troviamo oggi con questa enorme realtà, la forza è data dai consensi, dai like, come si dice, che vengono dati. Cioè non c'è una strategia per il cambiamento. Beh, gente chiede il cambiamento, viva Dio, il mondo così come si sta presentando ha rimesso in discussione tutto, il problema internazionale si è sfarinato, vediamo come prevalgono di nuovo in maniera confusa i nazionalismi, eppure ci sarebbero motivi di ridare valore a questa che era una vecchia, consolidata, forte iniziativa del mondo. Noi non riusciamo, dobbiamo affrontare questo problema di ricostruire, di riflettere, di ragionare, di proporre, di avere delle proposte, di avere quello che manca oggi, che manca, e di coinvolgere, di far partecipare, di comprendere che nel mondo dell'innovazione, dell'informatizzazione, della tecnologia, dobbiamo conquistare dei nuovi compiti, dobbiamo lavorare su delle forme di conoscenza nuove, di partecipazione, di rimettersi in discussione, come è avvenuto in quegli anni. La forza di quegli anni è stata quella di non avere paura e di studiare, di sperimentare la sperimentazione, di trovare, se io penso, le vecchie commissioni interne in fabbrica vennero sostituite dal delegato che veniva eletto su scheda bianca ed era revocabile e assicurava la presenza di tutte e tre le forze sindacali, anche di quelle che non erano sindacali. E allora, per dire, è importante che si riapra una discussione e che si approfondisca un discorso sulle cose da fare. Io finisco, arrivo alla conclusione, perché poi sono cose che richiedono una collaborazione, un esame, un coinvolgimento, quella rete di rapporti che si era riusciti a realizzare nel passato. Io penso che non ci possiamo arrendere alla intelligenza artificiale, cioè questa storia che tutto viene stabilito ormai con gli algoritmi non vedono più protagonista le forze, non dico solo il sindacato, le forze intermedie. Noi ci troviamo di fronte a dei meccanismi che rappresentano una nuova forma ottusa di autoritarismo, perché non sappiamo come vengono fatti questi algoritmi. Se uno va in banca, tu chiedi, quello ti dice, gli dai una risposta, non è prevista dal computer, non esisti, non puoi. I dati allora il sindacato li elaborava, li controllava, li verificava, ma non solo il sindacato, tutte le forze intermedie, e oggi noi assistiamo a delle dispute, a delle valutazioni alle quali siamo estranei. E quindi è da fare una operazione, come potrei dire, una operazione di carattere culturale, di ricostruire una cultura del cambiamento, di una sinistra,
di forze che siano in grado, di fronte ai problemi che ci sono, di saper costruire con i meccanismi che sono quelli del coinvolgimento, dell'allargamento, della partecipazione al cambiamento che ci deve essere, ma nella misura che questo cambiamento possa tenere conto e non mettere in secondo ordine quello che sono i diritti per i quali noi abbiamo fatto le battaglie che ci sono state. Quindi discussione, ma capacità anche di sognare, ma fare in modo che i sogni si realizzino e che non rimangano dei sogni. Grazie. Grazie a Giorgio. No, dovremmo chiudere, vanno via le persone. Grazie a Giorgio. Noi mi stanno facendo segno che è pronto la via di uscita. Se no ricominciamo però. Comunque io direi ai nostri relatori che hanno dato questi importanti contributi, e quindi lo suggerisco anche a voi, sul sito della Fondazione Nenni, immagino, si possono, diciamo, produrre ulteriori contributi che poi possono essere ripresi sul blog da parte vostra. Quindi tante voci, tante chiavi di lettura, penso un po' di ore utili. Non è stato...